Mentre ragazzi, qui Marchius, siamo qui tornati su Fortnite per farvi vedere i migliori stili, oppure diciamo le migliori combinazioni per la skin Snap. Quindi ragazzi, praticamente sono con i vari oggetti che possiede diciamo la skin Snap, andiamo praticamente a creare degli stili molto molto carini, che adesso vi farò vedere delle idee. Ovviamente poi voi non per forza dovete copiare le mie idee, però semplicemente sono degli spunti che vi farò vedere. Comunque ragazzi, di Snap praticamente non abbiamo tutti quanti gli stili, perché qui come potete vedere devono ancora uscire, devono ancora sbloccare parecchie cose. Alcune ancora non devono, cioè devono uscire, per esempio come potete vedere qui tra 5 giorni escono le altre cose. E poi invece potete vedere qui dobbiamo completare gli incarichi settimanali e quindi cioè devono uscire gli incarichi settimanali. Ed escono anche loro tra 6 giorni praticamente. Quindi ragazzi, per ora vi farò vedere con diciamo con gli oggetti che possiedo attualmente. Quindi allora, il primo stile che possiamo vedere è questo qui. Eccolo qui. Questo qui è molto molto carino anche, perché come potete vedere qui è praticamente il pomodoro. E diciamo gli oggetti che ho utilizzato sono praticamente questi qui. Allora, potete vedere, per la testa abbiamo usato la testa di pomodoro. Poi invece per le braccia, per il braccio sinistro abbiamo usato questo qua, rosso classico. E anche per il braccio destro, rosso classico. E invece per il petto e le gambe, abbiamo le gambe, quindi quelle là classiche. E poi anche il busto, quello là, quello classico. Invece ragazzi, per il secondo stile che andremo a vedere è questo qui. Eccolo qui. Anche questo qua molto carino, con la testa nuova diciamo di questo personaggio. Praticamente sono le stesse braccia e le stesse gambe di prima, solamente che la testa è diversa. Adesso vi farò vedere come si chiama. Eccola qua, la testa si chiama Pit. Poi invece per le braccia la stessa cosa del pomodoro, quindi per il braccio sinistro il rosso classico e per il braccio destro anche il rosso classico. E poi invece per il petto e per le gambe abbiamo le gambe classiche e il petto classico. Questo qui è anche molto carino, l'ho usato molto spesso. Poi invece per il terzo stile che andremo a vedere è questo qui. Andiamo a vedere. Eccolo qui, diciamo, quello lì con la testa di sushi. Questo qua è anche molto carino, ha le braccia del sushi. E adesso vi farò vedere diciamo, gli oggetti che ho utilizzato per questa skin. Allora, per la testa abbiamo il katsu, che è la testa di sushi praticamente. Poi abbiamo per il braccio sinistro abbiamo Octo Ribelle e per il braccio destro invece abbiamo Tenta classico, quello là, quindi questo qua classico. Poi invece per il petto e per le gambe abbiamo lo scatto Neon, quindi l'ultima versione che è uscita delle gambe. E poi per il busto abbiamo il guazzapuglio, quindi quello là classico. Invece il prossimo stile quindi che andiamo a vedere è questo qui. Andiamo a vedere il quarto. Eccolo qui, questo qua forse personalmente è uno dei miei preferiti, perché l'ho usato veramente tanto. Questo qui con la testa di guerriero, veramente bello. Vi farò vedere adesso diciamo gli oggetti che ho utilizzato. La testa abbiamo il Tekka Snap, questo qui è bellissimo. Poi invece per le braccia abbiamo, per il braccio sinistro abbiamo il Trash Blaster, questo qua è il braccio sinistro. E invece per il braccio destro abbiamo il Spaccamec. E poi invece per le gambe e per il busto, le gambe abbiamo le gambe classiche, la stessa cosa per il busto. Di questa skin qui abbiamo anche la versione quella là, diciamo quella bianca, che adesso vi farò vedere, eccola qui. Eccola qui, questa qua, anche questa qui è molto bella, diciamo che è per la nuova testa di Tekka, che è nuova praticamente, questa qui bianca, e anche per il busto è nuovo, anche i pantaloni. Andiamo a vedere i oggetti che abbiamo utilizzato. La testa nuova, questa qui bianca, si chiama Rhino Elite. E per le braccia invece andiamo a utilizzare, per il braccio sinistro il braccio in codice e per il braccio destro la stessa cosa in codice. E poi invece per le gambe abbiamo lo scatto Neon, quindi l'ultima versione. E poi per il busto abbiamo la nuova versione, il Rifiuta. Poi invece il prossimo che andiamo a vedere è questo qui, il sesto. Eccolo qui, questo qua anche molto carino, e adesso vi farò vedere diciamo, gli oggetti che ho utilizzato. Per la testa, diciamo questa testa qui che uscì già parecchio tempo fa, quindi tappo da soda. E poi invece per le braccia abbiamo per il braccio sinistro lo Spaccamec e per il braccio destro abbiamo il Bruto, quindi quello là classico, quello là che esce diciamo, il predefinito.
Poi per le gambe abbiamo diciamo quello là classiche, quindi le prime, e poi per il busto abbiamo anche quello nuovo, rifiuta. Poi invece per il settimo andiamo a vedere questo qui. Questo qui è anche molto carino, sempre con gli stili nuovi che sono usciti da queste ultime missioni che abbiamo fatto. Questo qua molto molto carino. Adesso vi farò vedere diciamo, gli oggetti che ho utilizzato. Abbiamo utilizzato il cranio lucente, molto bello questo qui. Poi abbiamo utilizzato per il braccio sinistro spine light e per il braccio destro osso durissimo. Quindi adesso vi faccio vedere, aspettate. Eccolo qui, osso durissimo, la versione nuova. Invece per il busto e per le gambe abbiamo le gambe nuove, quindi se lo scatto neon, e per il busto anche quello nuovo, il rifiuta, quindi. E infine ragazzi, per l'ultimo andiamo a vedere questo qui, quindi forse uno dei più classici. Ed eccolo qui, perché già in sé questo snap è bello già come predefinito. Poi noi qui giustamente abbiamo modificato qualche tipo le braccia e poi le gambe. Adesso vi farò vedere. Quindi per la testa abbiamo la testa DOS, quindi quella la classica di Snap. Per le braccia invece abbiamo, per il braccio sinistro abbiamo lama celata, questo qua molto bello. E poi per il braccio destro abbiamo in codice, eccolo qui, in codice, questo qua la versione bianca. Invece per il busto e per le gambe abbiamo, per le gambe abbiamo la mimetica, quindi la seconda versione, e per il busto abbiamo la prima versione. Quindi ragazzi, queste qua erano praticamente delle idee di Snap. Poi ovviamente quando riuscirò a sbloccare le prossime, quindi queste qui praticamente, questa qua, e poi tra 5 giorni usciranno anche queste, le versioni nuove. Vi mostrerò altre idee, quindi la seconda parte diciamo, delle idee di Snap. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e bella!